Ciao a tutti, grazie per essere qui con me oggi. Vi sto per parlare di qualcosa di importantissimo, meraviglioso, potentissimo, straordinario e potrei fare tutto il video semplicemente raccontando quanto è bello, quanto è importante fare questa pratica. Ed è la pratica della meditazione con il japa. Il japa mala. È questo, è tipo una collana fatta con 108 palline e questa qui è fatta con tulasi, che è una pianta sacra che si dice che nel solo vederla uno si ripulisce quando fa il giro attorno alla pianta sacra, sta ripulendo tutto ciò che ha fatto di sbagliato, i semi di errore, l'effetto di quei semi dell'errore che sono ancora dentro, è come se ci alleviasse tutto. Quindi è straordinaria questa pianta. Quindi questa collana japa è fatta con tulasi, che è questo basilico indiano molto sacro. Quando noi utilizziamo questo mala per recitare un mantra, quindi delle vibrazioni antiche, sacre, e su questo c'è qualcosa di incredibile che accade nel nostro sistema. Intanto cerchiamo di capire che cos'è un mantra e perché è così efficace. Intanto cerchiamo di capire che noi siamo fatti di atomi, di molecole, e quindi se noi proprio andassimo alla base, di questi atomi e molecole, noteremmo la composizione e vediamo che ci sono gli elettroni, protoni, nucleo, protoni, la carica positiva, negativa, neutra e il nostro nucleo. Quindi l'energia sta scorrendo in una certa maniera, o da una parte o dall'altra, o ci sono più cariche che si muovono, e ogni situazione che accade nella nostra vita porta un certo tipo di vibrazione, e questa vibrazione può andare a far sì che questo tipo di movimento possa essere più veloce, più lento, creando quindi un certo tipo di squilibrio. Capiamolo meglio, perché quando il atomo gira attorno al nucleo, che cosa succede? Che emana un certo tipo di frequenza, un certo tipo di oscillazione, vibrazione. Questa vibrazione, se sta girando troppo veloce, la vibrazione potrebbe essere troppo alta o troppo bassa. E quindi cosa succede? Che crea un certo tipo di dinamica, di equilibrio. Può portare la persona ad uno stato molto rabbioso, egoico, frustrato, depresso, pensieroso, troppo pensieroso, la mente che vacilla in ogni direzione, i sensi che non si riescono a controllare. Quindi notiamo che queste vibrazioni fanno sì che c'è disarmonia. E questa oscillazione che è inversamente proporzionale, è da dentro che va fuori, quindi attira un certo tipo di situazioni, ma sono anche le situazioni che dall'esterno entrano dentro di noi, creando un certo tipo di oscillazione che porta sempre più uno stato di malessere. Quindi noi questo malessere lo vogliamo in qualche maniera contrastare, non possiamo continuare con lo stile di vita che stiamo facendo. Quindi dobbiamo cercare di portare qualche tipo di pratica nel nostro cammino che ha quella frequenza energetica che è in grado di rimettere a posto questa oscillazione, questa rotazione di queste energie che noi abbiamo dentro. Quindi, com'è possibile però andare a così in profondità nell'atomo per lavorare su un piano così sottile, no? Alla base del nostro corpo e delle nostre emozioni, della nostra mente? Lo possiamo fare attraverso il suono. Perché il suono? Perché il suono intanto ha un'oscillazione, una vibrazione, fa parte dell'elemento dell'etere. L'etere è l'elemento dello spazio che è dappertutto, è in ogni cosa. Quindi questo spazio che è dentro di noi, utilizzando l'elemento del suono, possiamo ad andare ad interagire alla base della base del nostro sistema. Per
Però quale tipo di suono? Noi parliamo sempre, ascoltiamo sempre, e anzi, quello che noi ascoltiamo e sentiamo, se non è in armonia, ci porterà sempre più in squilibrio. Quindi attenzione alle critiche, alle lamentele che noi sentiamo. Dobbiamo cercare invece di ritrovare quel contatto con la voce positiva, la parola positiva. Perché altrimenti saremmo sempre circondati da uno stato di squilibrio. Questa è una scelta che a un certo punto noi possiamo scegliere nel nostro cammino. Ovviamente dipende da che tipo di trasformazione vogliamo attuare, nel nostro percorso. Il mantra ha la capacità di utilizzare un tipo di tono sacro, antico, che è molto antico, e quindi ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno recitato questi mantra, quindi si attinge veramente a un potenziale straordinario, che ha un messaggio di profonda bellezza, di profondo amore, di grande trasformazione. Quindi nel recitare questo mantra, che cosa succede nel nostro sistema? Succede che noi portiamo quella positività, quell'amore, quella leggerezza, quella trasformazione profonda e avviene effettivamente una trasformazione nel nostro cammino, nella nostra vita, nel nostro quotidiano. A volte è così e altre volte invece ci vuole tanto tempo. Da che cosa dipende quello? Da quanta attenzione ci stiamo mettendo noi nell'ascoltare la vibrazione del mantra. Quanto sto ascoltando il mantra, lo sto ascoltando, lo sto percependo, come lo sento nel corpo, come lo sento nella bocca, come lo sento nella mente, il mio cuore, l'emozione, tutto deve essere unito alla pratica che sto facendo. Quindi la recitazione dei mantra, a mio avviso, e dalle centinaia e centinaia di pratiche che ho fatto, è la più efficace. A volte non perché è efficace al momento, ma è la più efficace a lungo termine, è quella che è in grado di darci una trasformazione non voglio dire che è permanente, ma se si mantiene sì, può essere permanente. È veramente straordinaria questa pratica, quindi la consiglio con il cuore a tutti quanti. Quindi, come si fa questa pratica? Di che cosa sto parlando? Intanto di mantra ce ne sono veramente, veramente tantissimi. E dipende, ogni mantra c'è un certo tipo di significato, e quello che io personalmente sto usando da ormai 13 anni è il Mahamantra. Viene definito come il grande mantra. Maha perché proprio perché include tutti gli altri mantra. È un mantra dentro la quale c'è un potenziale straordinario di rivelazione. Infatti si dice che questo mantra sia l'essenza dell'essenza dei Veda. Quindi i Veda, che sono questi grandi scritti sacri antichissimi, l'essenza di questo noi lo possiamo riscoprire nel Mahamantra. Quando recitiamo questo Mahamantra, riusciamo a penetrare l'essenza dell'essenza di antiche scritture. E questa essenza, nel significato più esoterico, è l'amore. L'amore, ma non lussuria, l'attaccamento e tutto quello che pensiamo che sia l'amore. L'amore vero, l'amore puro, l'amore per il divino, l'amore per la coppia divina, un amore che è dettato dal servizio, dall'abbandono dell'ego, dal distacco consapevole, dal ritrovare se stessi per portare al servizio del divino il nostro potenziale, la nostra parte migliore e splendente. Quindi è imparare ad amare il divino. Qualunque sia il suo nome, la sua forma, quello è totalmente irrilevante, ma il nome che in questo mantra viene attribuito a Dio è Krishna. Krishna vuol dire colui che infinitamente attrae, è una sorgente di grande attrazione, di grande forza e noi ne siamo attratti. Pensiamo per esempio quando vediamo una persona che è forte e ne siamo attratti, una persona che è bella e ne siamo attratti, una persona che è intelligente e ne siamo attratti. E immaginiamo tutte queste caratteristiche, molte, molte di più, accentuate alla
ennesima potenza, quello è Krishna. Quindi è questo senso di attrazione, Krishna, colui che attrae, infatti il nome stesso vuol dire colui che infinitamente attrae. L'altro nome che è presente in questo mantra è Hare. Hare è questo mantra che richiama la dea dell'amore. Cosa possiamo fare noi senza la dea dell'amore? Assolutamente niente, forse neanche Krishna. Krishna stesso è dipendente dalla dea dell'amore. Una figura così amorevole, piena di compassione, di nutrimento, ci dà tutto quello che abbiamo bisogno. Quindi è una forma fondamentale per noi, per poter continuare in questo percorso, perché lei è come una madre che ci guida, è come una madre che ci nutre, è come una madre che ci sostiene. Quindi è fondamentale Hare, Radha, quindi la dea dell'amore. Quindi questo mantra viene recitato con il totale ascolto di queste sillabe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E poi c'è Rama. Rama vuol dire quella sorgente di piacere, non il piacere temporaneo, materiale, che ogni 2 secondi abbiamo bisogno di nuovi stimoli per essere soddisfatti, ma un piacere vero. Un piacere che è dentro di noi, dove nient'altro ci può soddisfare perché siamo già pieni. E infatti spesso si suggerisce di entrare nelle relazioni proprio da questo piano di completa armonia, perché dopo potremo trovare anche la persona giusta e non stiamo ricercando nell'altro qualcosa che non serve a noi, eccetera, eccetera, creando quindi un grande, 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 grande scompiglio. E invece quando noi siamo pieni, atmarama, soddisfatti in noi stessi, cosa succede? Che noi possiamo entrare in qualunque tipo di relazione e stare bene. Quindi questo è Rama, la soddisfazione, il piacere, l'origine di ogni piacere. E infatti il mantra continua con Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo è un mantra che si può recitare più veloce, più lento, si può fare cantato. Il mantra si può, di solito si recita su questo Japa Mala, questa mala, che qui ce n'è il più grande, no? Che è definito come Krishna, e sono 108. Quindi questi 108 noi non lo facciamo e usiamo il pollice e il medio della mano destra, perché di solito si dice. Scusate, però ve lo dico, però con la mano destra è la mano per mangiare, per salutare le persone, mentre la mano sinistra sarebbe quella per lavarsi, in modo che quando diamo la mano alla persona, diamo tutti sempre la mano, diciamo, quella più pulita, però ognuno ha le sue abitudini. Però nella mano che è più pulita usiamo l'indice e il medio e uniamo il pallino dentro, sotto. E si recita il mantra una volta, quindi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e passo a quello successivo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e vado avanti così. Può essere anche più veloce. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Noi possiamo fare come sentiamo che è giusto farlo. E a volte noi siamo abituati a pensare il mantra deve essere lento, col respiro, eccetera, eccetera, ma in realtà quando uno recita un mantra è molto più elevato del respiro, è molto più potente di qualunque altra pratica. Quindi non importa la lentezza, importa l'ascolto della vibrazione. Io la devo ascoltare, non posso fare il mantra e pensare a mille altre cose. Se la mente va, la riporto indietro al momento presente del mantra. Infatti, avere la mano qui è un aiuto in più per riuscire a meditare meglio. Quindi, questa è una meditazione che si può fare da seduti, camminando, quando uno, per esempio, si fa la passeggiata in un parco, in un boschetto, va benissimo lo stesso.
Sarebbe meglio da non appoggiare sul letto, da non portare in bagno in luoghi sporchi. Si dovrebbe infatti tenere in una sorta di borsellino, no? Dove uno può, sempre prendendo con queste due dita, porta l'indice fuori. Perché l'indice non si usa? Perché non si usa? Perché rappresenta Ahamkara, il falso io. Quindi è quando noi pensiamo di essere qualcosa che non siamo. Noi pensiamo di essere questo corpo, pensiamo di essere questa mente, ci identifichiamo con delle caratteristiche che non siamo. Quindi è proprio un farci intendere che noi non siamo tutto questo, siamo invece l'anima eterna dentro di noi. Quindi parlare da quella piattaforma, quella base. Quindi, quando noi abbiamo recitato fino a qui, abbiamo terminato un giro. Quando io voglio continuare il mio giro, non continuo, ma giro tutto e di nuovo parto. Quindi, sono arrivata fino a qui. Ora non vado in avanti, ma lo giro. Vedete che io giro tutto e poi mi sono ritrovata e di nuovo vado avanti recitando il mantra. Io quello che veramente consiglio prima di ogni altra cosa è l'ascolto completo, completo della vibrazione, perché davvero ha una capacità di trasformazione incredibile. Di punto in bianco ci ritroviamo a lasciare andare abitudini brutte, alla mente più chiara, la nostra voce esce fuori. Io, per esempio, ero timidissima, non spiccicavo una parola, avevo paura di parlare, parlavo malissimo. Un'autostima sotto le scarpe, sempre ansiosa, impaurita, per non dire dello stile di vita osceno tra droghe, alcol, sigarette, uomini e andare a letto tardissimo, dormire fino anche alle 3, 4 del pomeriggio. La mia vita si è cambiata drasticamente, drasticamente, recitando questo mantra. E io ho trovato una grande, grande fede in questo, proprio perché ho visto l'effetto magico, magico, magico su di me, oltre al fatto che ti dà una grande, grande, grande gioia, ti dà una grande speranza, ti dà quella connessione con il divino dove ti senti forte, ti senti che puoi fare qualunque cosa nella tua vita, ti senti sostenuto, ti senti guidato, non sei più tu, ego, a fare le cose, ma è il divino che utilizza il tuo corpo per fare le cose. E la cosa diventa straordinaria, è un'esperienza veramente unica che io consiglio con tutto il mio cuore di farlo, soprattutto in momenti dove ci sono difficoltà dentro, fuori, attorno a noi. Quindi cerchiamo di prendere veramente rifugio nel japa recitando un mantra. Io consiglio il Mahamantra perché lo conosco e so che funziona, ma potete senz'altro anche provare gli altri mantra. Tutti i giorni ci diamo un numero prestabilito di giri, che può essere un giro, due giri, quattro giri, sei giri, otto giri o 16 giri. Io ne faccio 16. 16 di solito a un certo punto è consigliato, che è il minimo per contrastare l'energia assurda che c'è tutto attorno a noi. Quindi consiglio tantissimo di fare un numero prestabilito, che può essere anche 4. Noi possiamo senz'altro farne di più, ma senza mai scendere. Quindi che noi siamo stanchi, impegnati o qualunque sia l'ostacolo nella nostra vita, questo è un impegno che cerchiamo di prendere e di mantenerlo. Non è che se non lo manteniamo succede qualcosa, anzi, il beneficio che abbiamo fatto è comunque immagazzinato nel nostro cuore. Però quando uno veramente continua questa pratica, anche nelle prove, anche nelle difficoltà, anche quando non ne abbiamo voglia, è lì che veramente cresciamo, come nelle relazioni. Quante volte pensiamo che basta, lascio andare questa relazione, non ce la faccio più, ma è nel rimanere che uno cresce, è nel rimanere che uno comincia a trasformare il proprio ego. E a un certo punto la relazione splende di nuovo e può di nuovo tornare indietro. E la vita sarà sempre così, alti e bassi, ma noi impariamo a non abbandonare mai. Questo è disciplina.
Questa è determinazione, questo è entusiasmo ed è questo mantenere questa pratica viva e accesa che ci renderà forti, unici, più speciali di quello che già siamo, con una grande, grande vitalità e gioia che ci appartiene e abbiamo tutto il diritto per averlo. Quindi io consiglio tantissimo questa pratica. Se avete qualche domanda, per favore commentate sopra e consiglio di provare la pratica tutti i giorni, almeno per una settimana, notare se qualcosa sta cambiando, dentro, fuori. A volte l'effetto non si vede subito, ma nel tempo notiamo che le cose stanno veramente, veramente cambiando. Quindi lo possiamo provare. C'è un mantra di solito iniziale che si recita. E ve lo recito io adesso, poi magari ve lo scrivo anche sotto nel video, nei commenti, così lo potete vedere. Magari facciamo anche qualche pezzettino insieme. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasa di Gaura Bhakta Vrinda. Quindi abbiamo invocato le cinque forme del divino che ci aiuteranno in questo percorso. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E così continuiamo a recitare il Mahamantra con il cuore. Cerchiamo veramente di riportare sempre la mente dietro nel mantra e a un certo punto a connettere il cuore e vedere veramente la magia di quello che accade. Grazie per l'ascolto e vi aggiornerò presto con altri video inerenti alla Bhakti. Grazie e Haribol!